punizione dalla distanza, colpo di testa di Del Prete, si salva la difesa granata. Risponde Panico con questa giravolta, supera un avversario, viene buttato giù ai limiti dell'area, per l'arbitro non ci sono gli estremi per la punizione. Cross dalla sinistra di Forino per la zampata di La Cava, ma non riesce il numero 9 granata ad indirizzarla in rete. Una partita che resta viva con una punizione che Segum indirizza direttamente in rete, nessun problema per Di Costanzo. Al 43esimo costretto ad uscire Caiazzo per un taglio alla lingua, al suo posto Festa. Nelle immagini di Francesco Castella siamo già passati alla ripresa, con questa bella triangolazione fra La Cava e Panico che spreca sotto porta l'occasione giusta per portare in vantaggio i suoi. Rivediamo nel replay una punizione di Vitaliano buttata in mezzo e il portiere riesce a deviare, si riparte con una rimessa, Romano aggancia la palla, si gira, ma la difesa del Francavilla fa buona guardia. Qualche sostituzione per il tecnico Seno, La Gatta e Festa e Vacca per Romano e Forino, e il Pomigliano resta in zona d'attacco. Ecco il colpo di testa di Capitan Follera a centrare la traversa, sarà l'occasione più chiara per il Pomigliano, vediamo anche nel replay. Ultima azione, un rasoterra di Pioggia che si spegne sul fondo. 4 minuti di recupero, non succede più nulla. La gara quindi finisce su uno 0-0 che fa muovere, anche se di poco, la classifica di entrambe le squadre. Possiamo quindi poi dare la linea alla sala stampa per le interviste di fine partita. Dopo 3 vittorie entusiasmanti arriva un pareggio che forse penalizza un po' troppo il Pomigliano, anche se continua la serie positiva. Sì, sicuramente il risultato, potevamo vincere questa partita, però ci aspettavamo di fare una partita del genere, insomma conoscevamo l'avversario, sappiamo che veniva a Pomigliano e impostava la gara in questo, con questa, con questo tipo di tattica, insomma, quindi eravamo preparati a questo, anzi sono gare che se rischi troppo rischi pure di perdere alla fine, quindi portiamo a casa un altro punto che fa classifica e guardiamo avanti, insomma. Soprattutto perché poi giovedì vi tocca affrontare la capolista fuori casa. Sì, giovedì andiamo a Ischia con la massima serenità, la massima tranquillità, prepareremo la partita al meglio cercando di andare a fare una buona gara al Mazzella, insomma. Sì, purtroppo il rammarico è proprio questo qua, che comunque meritavamo la vittoria. Diciamo, siamo stati un po' sfortunati, soprattutto sul mio episodio là, in area, che ho preso la traversa colpendo la di testa. Però va bene così, l'importante è non aver perso, perché poi alla fine era comunque uno scontro diretto per salvarsi. Infatti continua la serie positiva del Pomigliano che ormai... Sì, non perdiamo da, se non sbaglio, da 8 partite, questo lo dimostra che comunque abbiamo una mentalità comunque dove non ci arrendiamo nel regalare le cose sia agli avversari e poi soprattutto per fare bene noi, perché poi alla fine... Se uno fa dei risultati è frutto comunque del lavoro e di tante situazioni che svolgiamo durante la settimana. Pomiglia Energia è sponsor del calcio pomigliano. Io saluto momentaneamente Antonella Scippa e la invito a rimanere in postazione, perché fra poco faremo l'eccellenza e la sua squadra. E insomma è seconda in classifica con un tiro di schioppo dalla Regina, che è attualmente il Marcianese, giusto? Sì, c'è ancora da giocare le ultime 4 importantissime partite, un rush finale che si presuppone sarà sicuramente infuocato. Ci vediamo tra poco allora, a dopo. Antonella, benissimo. Allora, ho visto Mario Di Nola sul campo del Pomigliano. Allora Mario, giusto il pari? Sì. Era predeterminato quasi, no? No, predeterminato penso di no, perché il Pomigliano ha cercato di più la vittoria, creando poco. Ha avuto 2 palle importanti, una con Panico e un'altra con Follera. Poi partita sostanzialmente equilibrata, anche perché il campo penso che penalizza un pochettino il gioco. Un campo certo. In pessime condizioni. Certo. Anche tu, Cera, l'abbiamo visto sì. A Pomigliano, il tuo giudizio su questo pari?
Ma guarda, ti dico una cosa, come diceva pure Mane, il discorso del campo particolarmente e il vento non ha fatto altro che avvantaggiare la squadra che più si difendeva. Però anche io conosco Lazzi, che ci siamo salutati, ci siamo visti, ed è uno che le squadre li fa giocare con schemi, con cose. Lo conosco, e lui si lamentava pure del terreno di gioco. È un peccato perché in campo i ragazzi ce l'hanno messa tutta, ma quel terreno di gioco che è impossibile. Allora devi sapere, non so se io lo dico a chi non lo sa, il Pomigliano non si allena al Pomigliano. No, adesso sì. Adesso. Stavo allenando in questo ultimo in questi ultimi tempi. Poi ti voglio dire in favore. Ma a Brusciano mi sembra. A Brusciano si allenava. Questi ultimi 20 giorni. Sì, però là sopra fanno giocare tutti. No, bambini. No, Mario, bambini, squadra. Detto che dovevano mettere l'erba sul campo. Io non ho visto, un campo impossibile. Guarda, il pallone batteva qua, non si sapeva dove andare. Ho capito. Te lo dico sinceramente. Beh, certo, mi raccomando, al comune di Pomigliano d'Arco. Complimenti a Seno, Mario, scusa. Complimenti proprio a Biagio Seno. Certo. 8 partite, 8 risultati. Scusami tanto. Merita di essere citato. No, lui ha... Allora, ricordo la stessa cosa che successe a Sasà Campilongo, a Caserta. Ricordate? Campilongo, direttore, fa la squadra. La squadra non faceva punti. Si scocciò il presidente, visto che tu l'hai fatta tu la squadra, allenala tu e fammi vedere se è buono o non è buono. Cominciò ad allenare la squadra, quel momento in poi è iniziata la parabola ascendente di Sasà Campilongo. Probabilmente succederà pure con Seno, perché il presidente ha detto, tu hai fatto la squadra, tu dici che è buona, fammi vedere cosa sa fare, effettivamente. D'accordo, però anche prima Sasà Campilongo non aveva ancora allenato. No, era il primo anno. Era il primo anno. No, Buccilli allenatore. Da direttore generale. Lo so che fece bene, poi invece a Pozzuoli non fece bene. Pozzuoli fece fortunato proprio perché... No, a Pozzuoli, lasciamo perdere Pozzuoli. Chiudiamo la parentesi, non era la Putiolana. Ma l'ha corrato. Non era Corrado, non era la Putiolana tua. Ah, perché tu me l'hai presa la Putiolana, che vuoi? No, voglio dire, per cui può darsi che il destino si incrocino lo stesso. E il campionato del Pomigliano virtualmente l'ha vinto. Ah, beh, certo. Come è iniziato? C'è una rivalsa tra direttori sportivi e allenatori. I direttori sportivi, vedendo che gli allenatori vogliono fare i direttori sportivi, si improvvisa un allenatore anche. Non è improvvisato, No, no, io parlo in generale. Ah, non è improvvisato, che lui... Che stavamo citando. Certo. E diciamo un poco... Il Pomigliano sta facendo un ottimo campionato, però ha una squadra che nulla a togliere ai sacrifici che fa la Puteolana e il Campania. Ha una squadra discreta, ha giocatori importanti. Questo è quello che diceva Seno. Ha giocatori importanti. Secondo me, al di là di Seno, non c'entra perché è dopo. Secondo me, rispetto al potenziale, ha fatto molto meno il Pomigliano. Secondo me, perché c'ha dei giocatori importanti. Sì, ma infatti, c'ha giocatori hanno indicato. Scusa. Prometto, ma lo stesso Francavilla, Brindisi, Nardò, annoverano giocatori, io li conosco importante. Perché con qualcuno ci ho anche giocato purtroppo qualche anno fa, ma il Brindisi e lo stesso Francavilla sono squadre costruite, detto al loro presidente, come minimo per i playoff, e comunque si trovano a un punto, due Così. Punti da noi, certo, che, certo. Con le nostre... No, però, insomma, in sintesi, lui aveva fatto una bella squadra, lui ha sempre detto, io ho una buona squadra. Valore di beh, è chiaro, sul campo è normale. Ma però, se lo diceva sempre, io ho fatto una buona squadra. Arrivano gli allenatori, la squadra non andava. Purtroppo all'inizio le squadre si fanno sulla carta, non si fanno sul campo. L'ha preso lui e lui praticamente con una volata è riuscito a salvarla, perché per me è quasi salva. Allora, da SMS? Sì, ogni tanto lo leggo qualcuno di complimenti, lo posso leggere, dai. Non è che di ci mettiamo da veloce. Un SMS. Che ti arrabbia a fare? No, perché non ti ho sentito quello che stavi dicendo. Perché non mi ascolti mai, ascolta questa, Golden Goal, la vera domenica sportiva nazionale dei dilettanti. Bella, questa mi è piaciuta. Troppe persone dicono la vera trasmissione sportiva. E poi ascoltami, buonasera, Forza Savoia, anche a Ribera presenti, noi non mogliamo mai, saluti a Montalto. Benissimo, allora aspettate, voglio premiare.
voglio premiare il Savoia facendogli vedere il pareggio con il Ribera, via con la regina, Ribera-Savoia 1-1. Ribera che sembra più intraprendente in questi primi minuti, Savoia che si difende con ordine, prova poi a colpire di rimessa, perde il pallone il Savoia, attenzione, Erbini, la conclusione, palla fuori di pochissimo. Nono del primo tempo, Savarese per Nasso, ancora Savarese che si accentra, la sua conclusione, palla sull'esterno della rete, licata per Montalbano, va il numero 7, si ferma il suo sinistro, cross per Cortese, stop, tiro, palla in curva sud, errore clamoroso di Cortese a due metri dalla porta di Vitiello, ha sparato alto, bastava centrare lo specchio della porta e sarebbe stato l'1-0 per il Ribera. Distanza ragguardevole, fischia d'apice, parte Guarro, la sua botta deviata dalla barriera, lingua glossa la tiene. Montalbano in zona tiro, Montalbano si salva, Vitiello alla garella con il piede sinistro. Li Greci con le mani, primo tempo che volge al termine, Palazzo fermato da Viscido. Montalbano per il Ribera, Padulano gli soffia il pallone, attenzione Padulano, la conclusione, rete, Savoia in vantaggio con un gran gol di Padulano al 44esimo, fanno feste i tifosi del Savoia, un gol bellissimo di Padulano da circa 30 metri, un sinistro potente e preciso che si è insaccato alla sinistra di lingua glossa. Casisa in zona tiro contro Nasso, la botta di Casisa, palla fuori di pochissimo, lingua glossa. Subito il rilancio per Cortese, colpo di testa a servire a Molade, arriva licata a sinistra, attenzione, palla gol per il Ribera, licata, Vitiello, licata, clamoroso errore sotto porta di licata con Vitiello a terra, ha fallito il tapin vincente Giovanni Licata, maglia numero 2, punizione Montalbano, ecco il suo tiro cross, palla in area di rigore, si salva Vitiello, altra super parata del portiere del Savoia, altra chance Ribera, Omolade, palo, attenzione, rete, anzi no, si salva Vitiello, clamoroso al Novara. Ennesima espulsione in questa stagione per l'allenatore del Ribera, Totò Bruccoleri. Montalbano, attenzione, chance importante per il Ribera, poi Licata, alza un campanile. Erbini, la palla è buona, Montalbano, rete, ha segnato il Ribera con Montalbano. 1-1 il punteggio. Al 32esimo Montalbano ha sfruttato una indecisione della difesa del Savoia e con un tiro preciso di sinistro che si è insaccato all'angolino alla sinistra di Vitiello ha ristabilito la parità. E allora 1-1 il risultato finale, una curiosità, avete visto tutti quanti un campo incredibile? Sembra una palestra. Che? Sembrava una palestra. Bello. Un campo che è in pratica ha la sabbia molto chiara. Qua abbiamo un siciliano doc che conosce il campo. Io perché giocavo anche su quei campi. Io quando uscivo sempre con le ginocchia senza pelle. Qualsiasi cosa, non c'era una poco. Guarda una cosa. E però perché giocano sulla sabbia? Ma guarda lì, il sole è forte. L'erba era difficile, almeno curata così alla buona, già adesso la curano in una certa maniera e tu hai visto a Pomigliano che campo ci sta, pensa là, e tutti i campi erano proprio tutti così, tutti, ti dico tutti, guarda, giocava a Milazzo, a Barcellona, a Porto di Cotto. Ma il primo anno che fa la quarta serie, sì, è il primo, anno, il primo sì. Anno glielo danno sempre, è il secondo che non ce lo danno più. Un po' come è successo al Campania l'anno scorso. È lo stesso, giusto, appunto. Può darsi che prossimo anno lì proprio più. Era una cosa trovare. Comunque ho visto cinque tifosi del Savoia andare fino in là. Sì, qualcosa in più. Forse una qualcosa in più, una decina. Ma Ribera dove si trova? Provincia di Agrigento. Giù. Diciamo nella parte cioè, quasi centrale. Ho capito, ci si affaccia l'Africa davanti. O cominciamo il fatto di c'è l'Africa davanti. A Cereale vicino
Catania, Catania sì. È vicino sì, a Cireale. Lasciamo fare a voi due, ti ricordi? Che ci perdiamo anche in macchina, quindi lasciamo perdere. Lasciamo perdere, vai. Allora, volevo solo farvi vedere, io ho prenotato la partita Gelbison-Cosenza con la speranza che la nostra Gelbison potesse vincere, invece mi ha perso per 0-2, il filmato ci è rimasto e lo faccio vedere, via con la regina. Una bella Gelbison perde l'imbattibilità stagionale al Morra contro il Cosenza, che continua invece a cullare ambizioni di promozione in Lega Pro, pur con i 5 punti di svantaggio che permangono sulla capolista ACR Messina. Lo 0-2 matura dopo l'episodio contestato e controverso del quarto d'ora della ripresa, quando il direttore di gara Bertani di Pisa assegna un calcio di rigore a favore dei Silani per il fallo di mani in area di Capitan Pecora, che avendo osservato l'assistente alzare la bandierina blocca la sfera senza però il necessario fischio dell'arbitro. Le proteste non valgono a nulla. Dal dischetto Mosciaro fa 24 in campionato e supera Spicuzza incanalando un match che fino a quel momento aveva visto i vallesi di Alessandro Erra combattere ad armi pari contro la seconda in campionato. E il film della partita lo testimonia davanti ad uno stadio quasi tutto esaurito nella giornata rossoblù. Si parte con il minuto di raccoglimento per la morte di Pietro Mennea e con il rientrante Galantucci che mette subito in ambas la difesa cosentina, soprattutto quando raccoglie la strepitosa volata di Pecora conclusa su Cutrupi. I calabresi di Gianluca Gagliardi, tra squalifiche ed infortuni, recuperano Bomber Mosciaro e provano a farsi vedere dalle parti di Spicuzza, con tentativi comunque dalla distanza, grazie a Guadalupi e Foderaro. Ma in un primo tempo che si conclude a reti inviolate, la più grande occasione è sui piedi di Senè, che raccoglie l'assist nello spazio di Galantucci ma spara addosso al portiere ospite. Nella ripresa i ritmi non s'alzano, Mosciaro mette paura su punizione con la respinta della barriera che porta fiore alla battuta che impegna Spicuzza. Ancora una volta però è la Gelbison ad andare vicino al vantaggio, con Galantucci che chiama al miracoloso intervento Cutrupi, con Senè che spara poi alto sulla traversa da posizione favorevole. Al numero 10 rossoblù viene poi annullato un gol per fuorigioco, prima dell'episodio del rigore che spezza in due il match. I cilentani ci mettono cuore e grinta come sempre e sfiorano il pari con Manzo, palla di un filo al lato. Nel momento di maggior pressing il Cosenza soffre ed è bravo anche a metterci un po' di esperienza e malizia, quando per sostituire il portiere infortunato Cutrupi passano ben 12 minuti. Quando si riprende De Cesare va vicino ad un passo dal pareggio con un colpo di testa su calcio d'angolo. Che non sia giornata per la Gelbison lo si capisce al primo minuto di recupero, quando Mosciaro libera Foderaro che di destro fa secco Spicuzza. Cosenza ancora in corsa per la vittoria del torneo, Gelbison che perde anche il quarto posto ma ribadisce la sua forza e il ruolo di grande protagonista del raggruppamento. E adesso andiamo a un altro sms, preso con un po' di tristezza, in quanto ci sono le condoglianze alla famiglia Ponzo, ex calciatore del Savoia, andata Serie B, che ieri è scomparso a 41 anni. Calciatore che dava l'anima in campo. Ciao Ponzo dai tifosi del Savoia. A tutto ciò si associa anche la redazione di Golden Goal. Anzi, malissimo. Ma stanno morendo troppi giocatori giovani, porca miseria. E quell'età non si può morire. Ma comunque andiamo avanti. C'è Guariniello, si chiama Guariniello, è il giudice che sta indagando. Su perché è troppe morti di giovani. No, bello, ma lui è morto, stava, faceva maratona. La maratona per il freddo. È morto. Per non il freddo? No. Ok, allora passiamo all'eccellenza. Qua abbiamo, allora abbiamo la Cerrana e abbiamo l'Ostasia. Allora, per onore di ospitalità, parliamo prima con Stiletti. Allora, Stiletti, avevate una squadra che ormai tutti diagnosticavano retrocessa. Giovane squadra. Poi all'improvviso, o perché avete cambiato il tecnico, o perché avete qualche giocatore nuovo, praticamente siete rifioriti a tal punto che addirittura adesso siete alla soglia dei play-off, sì, insieme al Casalnuovo. Sì, pari punti. Giusto? Ecco, come mai questa metamorfosi? Noi abbiamo cambiato solo il tecnico, diciamo, la squadra è rimasta sempre tale, anzi è stata sfoltita e diciamo ringiovanita, quindi diciamo un budget modesto, e quindi abbiamo fatto questo campionato che ora diciamo già siamo salvi. Poi
se ci possiamo divertire nelle ultime quattro partite. Non dico fare i play-off, ma divertirci. Allora è stata una questione di tecnico. Ma diciamo, si è pagato forse lo scotto che della scorsa stagione, diciamo, non si sono collegati magari noi giocatori, non lo so. No, io mi diverto sempre perché uno voglio... licenzia un allenatore. No, ma quello era bravo, era buono. E perché li siamo andati a casa? Scusa, sei in difficoltà, ho capito. Comunque, no, rimane... vabbè, non è stata fatta una scelta solo da me, diciamo che è stata fatta una scelta societaria, quindi... No, vabbè, diciamo la verità. Anzi, va in bocca al lupo perché ha vinto un campionato, quindi... Vabbè, ma scusami, l'allenatore che ci avete adesso è Lello Di Pasquale. Insomma, sinceramente, insomma, è un signor nome. Scusatemi. Lo conosciamo tutti, quindi non è che... No, voglio dire, non è il primo arrivato. Quando cambiate gli allenatori, state attenti. Perché... No, perché tutti sono bravi e poi li cambiano. Che niente a fare, scusa. No, perché bisogna dire che quello era bravo, no, che non era buono, che non era buono. Ragazzi, io non tengo niente a che vedere. Io sono pane, pane, fine, fine. Se questa trasmissione ha un certo successo, se questa trasmissione dura da 26 anni, sì, una ragione ci qualche volta devi anche contenere. Ma io mi contengo, che non ti capisco, io mi contento che quello non è buono, lo faccio capire. Ma non lo sanno che tu lo fai senza cattiveria, senza malizia, capito? No, assolutamente, ma quale cattiveria, per cortesia. È chiaro che devo dire, io ammiro la Sorrentino. L'ammiro perché ammiro la Sorrentino? Lui lo sa perché. Perché cucina l'acqua col pesce, cioè cucina il pesce con l'acqua. L'ha sempre fatto. E addirittura è stato pure promosso, ha vinto pure un campionato, oltretutto, no? Tra parentesi. Con l'acqua col pesce? Non lo so, devi chiedere a lui. E quel giorno che lui vince i playoff, io lo chiamai. Ti ricordi quell'intervista fatta sul Pullman, che loro ritornavano, fece una vittoria splendida? E chi se lo può dimenticare? Mario Di Nola. Mario Di Nola lui è uno dei migliori allenatori che abbiamo. C'ha un curriculum di squadre che fa paura, praticamente. Che poi la Casertana, non va d'accordo che la Casertana, questo è un altro discorso. Per quanto riguarda Cioffi, e Cioffi ha portato il Sorrento in C, ragazzi, voglio dire, per cui c'ha un pedigrino indifferente. Allenato con l'Aversa in Serie C, insomma, voglio dire, è un signore allenatore. Di Benito Mondato, lasciamolo perdere, che ha avuto la fortuna di allenare l'Ischia ai tempi che ci stavano tanti di quei soldi. Per carità, quelle mi chiamarono, io stavo a Milazzo a pigliare il sole con la mia famiglia, qui, proprio a Ferragosto. L'anno prima dovevano vincere il campionato, mi chiamò l'amico Stilla e altre persone, dice no, vieni subito qua. Come viene qua? Deve venire qua perché già c'ero stato prima in quarta serie, certo. Quando fece secondo, dietro la Gioese di un punto, che c'era la buonanima di... Lo so. Se ti ricordo. Vabbè, sto zitto perché siamo alla fine, se no... Certo, se altrimenti... Però si apri la cassaforte. Mi dissero più di mi ricordo quanto, fra lira e il coso. Certo. Comunque il minimo al mese, la squadra è questa, prese uno solo, prese. Il libero, quello alto, che mi sfugge il nome, come si chiama? Troppi anni sono passati. Comunque. Ok. Senti, fammi sentire un attimo, allora, Antonella tu hai il tuo Stasia... che sinceramente si trova a solo i due punti dal Marcianise. Un Marcianise che non arranca, perde, poi vince, poi voi fate lo stesso. Sì, nell'ultimo turno sia il Marcianise che lo Stasia perdevano, almeno all'inizio delle partite. Noi per due gol in casa contro il San Giorgio, il Marcianise invece contro l'Atletico Vesuvio, una squadra che ancora lotta per, diciamo, togliersi dalle zone calde della classifica. Alla fine invece sia il Marcianise che lo Stasia hanno ribaltato il risultato e hanno vinto, e quindi si ritrovano ancora a due punti di distanza a lottare in queste ultime quattro giornate. Alla ripresa il 7 aprile si giocherà di domenica mattina in contemporanea alle 11. Noi saremo ospiti del Vis San Nicola, quindi andremo a far visita a Mario Fantaccione.
E in una partita che comunque si sarà ostica, perché anche dopo con l'Ercolanese incontreremo due squadre che stanno lottando per evitare la retrocessione. Poi avremo anche il Florigium e infine lo scontro con il Carano. Quindi veramente quattro partite ancora da giocare intensamente. Forse leggermente più facile il girone, le ultime quattro giornate del Marcianise, ma comunque dovranno vedersela con l'Ortese, poi con il Procida. È un campionato che sarà interessante fino alla fine, soprattutto perché poi c'è il Carano e il San Giorgio che sono dietro lo Stasia, però vogliono continuare a mettere punti, soprattutto poi in vista dei playoff finali. Ti ringrazio Antonella. Allora io vorrei i miei collaboratori esterni di venire vicino a me per dare il saluto finale, e vorrei anche il fotografo che stasera ci ha lietati. Ragazzi, farà un album fotografico per ognuno di noi, Insomma, io mi sono buttato, poi staremo a vedere. Ecco, io comunque voglio darvi i miei personali auguri di buona Pasqua. Noi ci vediamo il 7 aprile, cioè lunedì, chiaramente, perché giovedì voi giocate. Poi viene Pasqua, Pasquetta, lo sapete tutti. Che noi... è il 8 aprile, Pasqua? Il Pasqua, no, che hai detto? 8 aprile. 8 aprile? 7 aprile, non mi ricordo. Quando è 8 aprile? 8 aprile, 8 aprile, 8 aprile. Insomma, lunedì Albis non ci siamo. Ecco fatto, va bene? 7, 8, 9, 10. Vogliamo augurare questa buona Pasqua, ecco, dai. Buona Pasqua a tutti voi. Perché io dico sempre... che sia una bella giornata, sole e calda. Sono abituato che la domenica, io continuo a dire, allora vieni domenica, e allora ma è lunedì o domenica? No, è lunedì! Perché ormai la domenica, dopo 26 anni di dire domenica, e perciò sbaglio pure 8, 7, devo stare attento. Comunque voglio ringraziare a Salvatore Tufano, grazie, grande esperto, grazie, spero di rivederlo bravo come presidente. Della Casertana, vero? Co-presidente, ecco, co-presidente. Grazie a voi e buona Pasqua. Buona Pasqua anche a te, buona Pasqua a Orlando. Grazie a voi e buona Pasqua a tutti. E estendi i nostri saluti anche alla Cerrana, a Benito Montalto, alla tua famiglia. Ti ringrazio, tanti auguri, e ricambio gli auguri. Grazie. Grazie, ovviamente questo è rivolto anche a grazie, Cioffi. Grazie, auguri a tutti. Mario Di Nola. Sì, auguri. E ovviamente grazie, a te, figliolette e tua moglie, chiaramente. Grazie, grazie mille. E poi cosa dire? Grazie alla nostra Antonella Scippa, sempre presente e sempre brava. Mario Fantaccione, che è la prima volta che vedevi in campagna. Complimenti, hai fatto veramente un bel speakeraggio. E poi devo ringraziare De Crescenzo che ci ha fatto compagnia. Ah, da cosa dire di più? Grazie anche a te. Buona Pasqua entrambi, va bene? Allora. Noi vi salutiamo, vi auguriamo una buonissima e serena Pasqua e ci rivediamo lunedì 8 aprile alle ore 20:30 e mi raccomando non mancate, perché da noi sono i guerrieri. Arrivederci.